Buona giornata. Il Vangelo di oggi pone una parola importantissima per la comunità dei discepoli e le discepole, ma diventa ancora più interessante perché siamo un po' alla fine del percorso che abbiamo compiuto insieme durante queste giornate, dove abbiamo visto Gesù rapportarsi alle resistenze, alle ostilità anche feroci delle persone accanto a lui. Per cui ci viene spontaneo domandarci: ma quale sarà alla fine la reazione del maestro? Ed ecco questa espressione, un perdono 70 volte 7, che è una misura inaudita, impensabile. Gesù apre uno spazio immenso, illimitato come reazione. E questi aggettivi, impensabile, illimitato, inaudito, sono difficili da porre accanto al bene. Voglio dire, forse ci è più facile usare questi aggettivi accanto al dolore, alla sofferenza. Sappiamo tutti che cosa possa voler dire un dolore inaudito, impensabile, illimitato, ma è più difficile accogliere l'uso di questi aggettivi nei confronti del bene. L'onnipotenza di Dio, anche punitiva, riusciamo forse meglio ad accettarla rispetto al pensare alla misericordia e alla generosità inaudita, impensabile, illimitata di Dio. Quante volte ci scopriamo a dire: sì, Dio è misericordioso, ma se siamo onesti e oneste, ci rendiamo conto che poniamo davvero dei dubbi, facciamo fatica ad accettare che appunto la misura dell'amore e della misericordia di Dio nei nostri confronti sia senza misura. E allora Gesù infatti usa la parabola che abbiamo visto, che è un linguaggio che spiazza, che sposta, ci pone di fronte a un cambiamento di direzione. Pensiamo che la risposta, che qualcosa arrivi da una parte, ma in realtà arriva da tutt'altra. C'è un debito immenso, descritto in questa parabola, ma il padrone creditore sente toccarsi il cuore e condona con estrema misericordia. Ma poi la parabola va avanti. Come dire, l'invito non è solo quello di accogliere Dio con questo volto, ma è anche a far sì che noi, discepoli e discepole, sappiamo creare spazi illimitati, inauditi, impensabili attorno a noi.